oggi chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato Consul. Il GUP si pronuncerà in udienza il 20 febbraio, protesta dei risparmiatori davanti al tribunale. Primo fine settimana in fascia gialla in Veneto, a Treviso traffico per raggiungere il centro storico affollato, ma con i cittadini che si sono dimostrati rispettosi delle regole e controlli della polizia locale. Si è arrampicato su una recinzione all'interno del cortile del carcere di Treviso ed è scivolato precipitando a terra, ferito un detenuto di 35 anni trasportato al Caponcello. Dramma questa mattina a Semonzo, scontro tra una moto e una bicicletta, a perdere la vita un ciclista montebellunese di 43 anni, grave il centauro. Aveva messo a segno una serie di furti a Valdobbiadene per nascondere la merce, aveva occupato abusivamente un garage e denunciato un 31enne bellunese. Sblocco dei licenziamenti, l'INPS regionale sta monitorando l'evoluzione degli ammortizzatori sociali in Veneto, preoccupano turismo e servizi. Domani alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei mondiali di sci a Cortina, oggi giornata di vigilia con gli ultimi preparativi. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi: in primo piano il crack Veneto Banca, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato Consul, il GUP si pronuncerà in udienza il 20 febbraio, intanto oggi i risparmiatori truffati erano riuniti a protestare davanti al tribunale di Treviso. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti i capi di imputazione. Vi sono stati alcuni interventi delle parti civili, e precisamente il mio, quello della Banca d'Italia, quello della Consob. Il giorno 20 intervengono le difese dell'imputato e del responsabile civile, liquidazione coatta amministrativa Veneto Banca. Il PM di Treviso Massimo De Bortoli, durante l'udienza preliminare per il crack di Veneto Banca, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex amministratore delegato dell'istituto Vincenzo Consoli per i reati di truffa, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. Il GUP Gianluigi Zulian si pronuncerà al termine della prossima udienza, il 20 febbraio. Oggi una ricostruzione analitica, quella fornita dal PM. Esponendo come vi siano state una serie di operazioni chiaramente orientate ad occultare la situazione di dissesto dell'impresa bancaria e a sollecitare conseguentemente il mercato a fare degli investimenti. Dissesto di Veneto Banca, conclamato nell'estate 2017, e il successivo azzeramento di azioni e obbligazioni per circa 80.000 risparmiatori riferibili alla banca trevigiana, molti dei quali hanno perso i risparmi di una vita. Io sono una truffata dove rappresento la mia famiglia, 8 persone, siamo stati annientati, posso dirlo, e c'è anche questo problema. Il giudice De Bortoli ha detto: una procura con le armi spuntate non potrà mai fare giustizia. Il consiglio che potrei dare a tutti quanti i risparmiatori: uniamoci e facciamo vedere che non accettiamo questo inganno. Sono uno dei risparmiatori derubati, anche se attualmente si dice che noi siamo degli azionisti speculatori. Non è vero tutto ciò, perché qualcuno dall'alto ha voluto che la nostra banca, Veneto Banca, da società popolare cooperativa fosse trasformata in SPA. Il riferimento va alle responsabilità politiche relative alla riforma sulla trasformazione delle popolari in SPA. Un processo legato al filo della prescrizione che matura ad ottobre. Difficilmente si riuscirà a procedere nei gradi di giudizio per le accuse contestate oggi. Ed ora il bollettino regionale dei contagi. Sono 743 le persone positive in più nel Veneto nelle ultime 24 ore, 80 i decessi. Per quanto riguarda la provincia di Treviso sono 133 i positivi in più nelle ultime 24 ore. Ed ora parliamo del centro, perché c'è stato pienone in centro storico a Treviso per il primo sabato in zona gialla, dai bar alle vie dello shopping, controlli a tappeto da parte dei vigili urbani per monitorare il rispetto del distanziamento, ma le aree critiche continueranno ad essere monitorate anche domani. Signori, buonasera. Dovete stare massimo 4 persone per tavolo e distanziarvi di almeno un metro tra di voi.
Dal distanziamento tra i tavoli dei bar alla mascherina da indossare, i controlli della polizia locale in centro a Treviso si concentrano per far rispettare le norme anti-Covid. Per il pienone atteso e confermato di affluenze che si registrano nel primo weekend in zona gialla. Strade piene, ma il monitoraggio costante degli agenti non parla in termini numerici di affluenza equivalenti al fiume umano registrato nei weekend prima di Natale. E gli agenti girano per i bar, i tavoli, per richiamare quelle che sono le regole fondamentali, cioè rimanere quattro i tavoli con la distanza di un metro l'uno dall'altro. Direi che ancora una volta sia gestori che utenti hanno dimostrato responsabilità, tant'è che effettivamente nessuna sanzione è stata ad ora elevata. Quindi direi che anche in questo caso la città di Treviso può essere ritenuta promossa. Al punto che non è stato necessario ripristinare il contingentamento degli ingressi in Calmaggiore, la conferma arriva da qui, dall'occhio vigile della sala operativa, che fornisce una panoramica dall'alto dei punti critici della città. Abbiamo un operatore dedicato in centrale operativa che sta monitorando la situazione in tutto il centro. Direi che sono le 16.30 e la situazione è decisamente sotto controllo. Abbiamo quattro pattuglie in centro che stanno monitorando gli eventuali assembramenti, ma direi che ad oggi, cioè fino adesso, non ci sono state situazioni di criticità. Le aree che teniamo sotto controllo è Piazza dei Signori, è Calmaggiore, è naturalmente Piazza Borsa fino a Ponte San Martino, quindi diciamo le zone cosiddette calde per lo shopping. Però ripeto, non ci sono assembramenti statici, c'è parecchia gente, ma tutti distanziati e utilizzano le mascherine. Quindi ripeto, criticità, per fortuna, non ce n'è ancora registrata una. E per domani pronte altrettante pattuglie e 10 uomini della Protezione Civile. E sempre nell'ambito dei controlli della polizia locale, nonostante il generale rispetto delle regole riscontrato oggi, è stato sanzionato un ragazzo di 17 anni di Silea perché era senza mascherina e due sedicenni che bevevano spritz alcolico in un bar gestito da una persona di nazionalità cinese, già sanzionato alcuni giorni fa per aver servito alcolici ai minori. La recidiva prevede, oltre alla sanzione, anche la sospensione dell'attività per 3 mesi. Non chiamatelo libera a tutti, ma voglia di normalità, l'assalto al centro nel primo sabato in giallo tra shopping e bar pieni. Non lo chiamerei tana libera a tutti, lo chiamerei una boccata d'aria fresca. E così nel sabato mattina, il primo che sdogana ufficialmente le uscite anche tra comuni, la piazza diventa dei bimbi, le prime maschere per un carnevale che non avrà il consueto sapore. E per vedere un po' i bimbi, un po' di vita normale, sembra un po' di normalità finalmente. Quest'anno il carnevale sarà un po' ridotto, però oggi c'è un assaggio. Un amaro assaggio. Un grande amaro assaggio, fa malinconia vedere anche loro che non possono vedere il carnevale, insomma come l'abbiamo sempre visto noi, i carri, le feste, però ci si accontenta, si gode di quel poco che si può fare. Ci voleva perché un po' di movimento fa gioia vedere tutta questa gente che gira, quindi è anche un auspicio per pensarla positiva. C'è sicuramente voglia di riuscire e di fare, di uscire dalla tana e rivedere un po' di mondo, un po' di gente. Chi per le passeggiate, godendo di una prospettiva dall'alto, chi per lo shopping, chi per ritrovare caffè, aperitivi e amici al bar. Da qualche mese sicuramente, cerchiamo di rispettare le regole, però di rivederci perché sennò diventiamo matte. Ristoranti che espongono cartelli fin troppo chiari di una normalità quasi ritrovata. Baristi che dopo tante chiusure ritrovano la consueta clientela, ma che vivono con preoccupazione il possibile aumento dei contagi all'ombra della mole di gente che si è riversata in centro. E finalmente la gente è uscita dopo diverso tempo di lockdown, diciamo, perché in zona arancione non c'era poi tutto questo gran movimento. Fortunatamente adesso gente ce n'è, consuma, speriamo che continui più possibile, perché altrimenti la cosa si fa seria. Bisogna fare i bravi, mascherine, distanziamento e lavarsi spesso le mani e dopo ne usciremo, dai.
Continuiamo con la cronaca. Si è arrampicato su una recinzione all'interno di un cortile del carcere di Treviso ed è scivolato precipitando a terra. L'uomo, un detenuto di 35 anni italiano, è stato portato all'ospedale Ca' Foncello con l'ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi, ma solo qualche contusione. Il 35enne, originario di Mantova, solo ieri era entrato in carcere dopo gli arresti domiciliari. Si trovava in un'ala della struttura che è attualmente riservata alla quarantena preventiva in vista di un successivo inserimento in una delle sottosezioni. Ad un tratto si è arrampicato sulla recinzione che separa un campo di calcio ed è caduto. Ed ancora cronaca con un incidente stradale mortale avvenuto poco dopo mezzogiorno a Semonzo, a perdere la vita un ciclista di 43 anni. Tragedia attorno alle 12.30 di oggi in via Generale Giardino a Semonzo di Borso del Grappa, la strada che porta in cima a Grappa. Un ciclista di 43 anni, Alessio Massaro, residente a Montebelluna, è morto mentre scendeva a valle scontrandosi con una moto in salita condotta da un coetaneo di Musile di Piave. Un urto tremendo, Massaro è stato sbalzato per qualche metro dalla sella, ha sbattuto il capo contro una roccia sul ciglio della strada, è spirato sul colpo. Sul posto il SUEM 118 di Pieve del Grappa, gravissime le condizioni del Centauro, condotto con l'elisoccorso, intervenuto da Pieve di Cadore al San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in terapia intensiva con un serio trauma cranico. Sul posto la Polstrada di Treviso. Aveva messo a segno una serie di furti a Valdobbiadene, denunciato a piede libero un 31enne bellunese senza fissa dimora per nascondere la merce. Aveva occupato abusivamente un garage. Lo tenevano sotto controllo da tempo, era già conosciuto alle forze dell'ordine per reati predatori. Si tratta di un 31enne bellunese che da tempo bazzica nella zona di Valdobbiadene. Senza fissa dimora l'uomo vive di espedienti. Nelle ore scorse il blitz dei carabinieri. Il soggetto è stato individuato dai carabinieri mediante una lunga attività di osservazione, pedinamento e controllo che ha permesso di sorprendere il soggetto che si recava presso questo box e quindi, una volta accertata che non era la sua proprietà, grazie al legittimo proprietario è stata fatta l'ispezione interna ed è stato rinvenuto il materiale che poi è risultato essere oggetto di furto. All'interno del garage di proprietà di un cittadino, estraneo ai fatti, è stata trovata diversa arre furtiva rubata da un salone di bellezze all'interno di un'auto sempre a Valdobbiadene. I furti sono stati messi a segno il 28 settembre ai danni del parrucchiere e il 28 novembre il 31enne aveva scassinato la macchina. L'uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Il bellunese potrebbe essere all'artefice di altri furti in zona. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se vi sono altri luoghi e altri depositi che possano far risalire ad altri episodi di furto commessi con lo stesso modus operandi. La merce, al termine delle indagini, sarà restituita ai legittimi proprietari. Intanto continuano serrati i controlli dei carabinieri 24 ore su 24 sulle strade nei paesi per far desistere i ladri e aumentare la percezione di sicurezza fra i cittadini. Si è dato ad una folle fuga in moto tra le strade trafficate del tardo pomeriggio un 23enne trevigiano denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Il motociclista era stato notato ieri dagli agenti delle volanti mentre procedeva in Viale della Repubblica a Treviso ad alta velocità. Alla vista degli agenti, anziché fermarsi, ha accelerato ulteriormente. A quel punto gli uomini della questura si sono messi all'inseguimento del giovane che nella fuga ha messo in atto manovre pericolose. Alla fine il 23enne ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato, ma lui non ha saputo fornire agli agenti spiegazioni sul suo comportamento. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso per le cure del caso. Ed ora parliamo dello sblocco dei licenziamenti. L'INPS regionale sta monitorando l'evoluzione degli ammortizzatori sociali in Veneto, preoccupano turismo e servizi. Dato che stiamo monitorando tutti è ovviamente la percentuale di cassa integrati a zero ore, comunque diciamo con una grande percentuale di utilizzo. Perché? Perché è lì che ci può essere il bacino dei potenziali, come dire, espulsi in una fase in cui non vi sia più un blocco dei licenziamenti.
Sono questi i lavoratori sorvegliati speciali dall'INPS, quelli che in vista dello sblocco della moratoria dei licenziamenti rischiano di più. Il dato consolidato di settembre parla di circa 21.000 lavoratori in cassa a zero ore o con intensità fino al 95% su un totale di 626.000 beneficiari. Un dato rassicurante, affermano dall'INPS, che potrebbe diminuire con i dati definitivi di gennaio grazie alla ripresa dell'edilizia. Certo, il turismo continua a essere un settore critico, ma la fotografia scattata dall'Istituto di previdenza è composita e non riguarda solo gli ammortizzatori sociali, ma anche i bonus previsti con i primi decreti della primavera 2020. Complessivamente in Veneto abbiamo avuto 490.000 domande, gli effettivi aventi diritto sono stati 359.000, quindi diciamo c'è una differenza pari a circa il 26% delle domande che sono state respinte per carenza dei requisiti. A fare la parte del leone, i bonus per lavoratori autonomi oltre 270.000. Per trovare il secondo bonus in ordine di graduatoria dobbiamo andare al bonus cosiddetto professionisti collaboratori con 30.000 domande circa e il bonus stagionali con 26.000 domande. Significativa anche la suddivisione per età. Il bonus autonomi, che abbiamo detto la fa da padrone sul piano assoluto, in realtà non è un bonus per giovani, nel senso che ne hanno fruito soprattutto le classi di età sopra i 30 anni, quindi dai 30 ai 49 e dai 50 in avanti. Le immagini dell'incidente che si è verificato all'1:20 nella notte appena trascorsa in via Trevisetta col San Martino, dove la Fiat Punto condotta da un giovane di 24 anni di Refrontolo che si trovava in auto con la fidanzata è finita dritta contro la vetrata di un bar gelateria La Sorbetteria. Nessuno per fortuna è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti. Sono rimasti coinvolti vetrate, muri, mobili per un ammontare indicativo di circa 20.000 euro. Sulle cause della sbandata sono in corso accertamenti. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati in studio ed ora parliamo delle raccomandate inviate da Alto Trevigiano Servizi a molte famiglie di Treviso, una lettera perentoria con l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria che sta mettendo in crisi molti cittadini. È una delle raccomandate arrivate negli ultimi mesi a tante famiglie di Treviso. Ad inviarla l'ATS, la società di gestione dell'acqua pubblica, ma anche di relative fognature. Ed è proprio in questo versante che da parte della società è partita una vera e propria crociata. Chi ha la rete fognaria, volente o nolente, si deve allacciare. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di aumentare gli allacciamenti alla rete fognaria nella città di Treviso. Di conseguenza abbiamo iniziato a obbligare il personale all'accio, come prevede la normativa nazionale. Sono già partite quasi 10.000 lettere. Per molti una vera e propria tegola, perché per allacciarsi, oltre all'onere della progettazione, ci sono quasi sempre demolizioni e ricostruzioni per case e condomini. Perché va ricordato che finora in tutti gli immobili lo smaltimento avveniva con lo svuotamento della vasca apposita, collegata in genere a fossi o canali. Inevitabile per molti quindi lo stravolgimento di giardini o vialetti fino sotto alle mura perimetrali della propria abitazione. Sono 90 giorni per fare domanda di allaccio, un anno per effettuare i lavori di scarico nella rete fognaria. C'è chi, soprattutto in zona Canizzano, annuncia già opposizione a lavori definiti troppo onerosi. Dati essi ricordano che l'allacciamento è obbligatorio per legge, pronti a chiarire comunque ogni eventuale dubbio. Abbiamo avuto un sensibile aumento di chiamate al call center. Abbiamo tuttavia gli sportelli fisici aperti, quello di Treviso aperto tutti i giorni, tutte le mattine e due pomeriggi a settimana. È disponibile il canale appunto telefonico e adesso stiamo mettendo in piedi anche un canale mail diretto che non sia il canale PEC, per facilitare l'interazione con l'utente. C'è la disponibilità a discutere caso per caso, insomma. ATS è un'azienda pubblica, è un'azienda quindi dei cittadini e al servizio del cittadino. Azienda che è assolutamente disponibile a gestire i singoli casi. Ed ora ci spostiamo a Valdobbiadene, dove l'ideatore dell'osteria senza oste ha deciso di boicottare la lotteria degli scontrini. Lo fa con una lettera non solo aperta, ma addirittura appesa all'esterno della sua macelleria. L'osteria senza oste è anche senza lotteria degli scontrini. E questa è l'ultima crociata di Cesare De Stefani, costantemente in trincea con fisco, agenzia delle entrate e cartelle varie. Questa volta la polemica è sugli scontrini e l'insieme di operazioni che vanno fatte per inserirli nella lotteria pensata dal Ministero delle Finanze. De Stefani non solo non aderisce all'iniziativa, ma ha pubblicamente appeso fuori dalla sua macelleria le motivazioni del dissenso.
La trovo una cosa assolutamente assurda, tant'è che ne è stato fatto più volte il rinvio. È ingiusta, è iniqua, fa perdere tempo per niente. Mi sento offeso come commerciante che si pensi che io debba avere l'obbligo di far giocare i miei clienti con lo scontrino fiscale per confermare che io non sono un evasore. No, io finisco il mio rapporto di responsabilità fiscale nel momento in cui ho dato lo scontrino al cliente. Quello è il dovere che devo fare. De Stefani sottolinea che questa battaglia la fa anche per quei piccoli negozi che non si possono permettere il cambio della cassa. C'è comunque un importante costo iniziale che può arrivare fino a 1.500 euro per aggiornare i registratori. E poi c'è anche in una situazione come questa, che abbiamo i clienti che stanno fuori del negozio ad aspettare al freddo e devono stare di più, allungare ancora i tempi per questa cosa, la trovo assolutamente illogica. Però di una cosa sono contento, che non è che io non solo non aderisco, io sento una stragrande maggioranza di esercenti e commercianti che dicono e effettivamente non partecipano. Ma De Stefani non è tipo da fermarsi qui, infatti ha preso carta e penna e ha scritto al suo massimo rappresentante a Roma. Marcherò stretto anche il presidente Sangalli, perché chiedo una presa di posizione, anzi invito anche Capraro in qualità di presidente provinciale di fare leva su Sangalli, sul nostro presidente nazionale, che si esprima in modo pubblico sulla posizione. Aperti ma sicuri, decolla da Trevignano il progetto Covid Free per il rilancio della ristorazione, sposato da Ascom e promosso dalla Proloco. Per noi oggi è una giornata particolarmente felice, felice in un momento di grande difficoltà. Ed ecco svelato il motivo, è l'attestato del protocollo anti-Covid conseguito dai ristoratori di Trevignano a fronte dei corsi di formazione. Lo slogan è di quelli più che eloquenti, aperti ma sicuri, iniziativa promossa dalla Proloco attraverso Gusta Trevignano. In questo momento di pandemia abbiamo capito qual era l'esigenza primaria dei nostri ristoratori. Era riuscire a far capire quanta attenzione ci mettevano loro nel poter adoperarsi nel rispetto delle normative anti-Covid. Progetto per sostenere e rilanciare la ristorazione del territorio. Questo è un modo anche per far ripartire queste attività che giustamente sono state tra le più penalizzate da questo periodo di lockdown. Ma soprattutto adesso è il momento della ripartenza, e la ripartenza è un momento delicato. Percorso condiviso anche dall'Associazione del Commercio, che ora vorrebbe estenderne la portata. Noi questo modello lo vogliamo anche portare in altre realtà. Trevignano però ci tenevamo a, con questo percorso di Gusta Trevignano e con la collaborazione con l'amministrazione comunale Proloco, far sì che potesse diventare una realtà, cioè dare la garanzia alla clientela che le attività di ristorazione sono sicure, si può uscire, si può venire a consumare nel rispetto delle, diciamo, delle disposizioni del DPCM, ma senza la paura di dover uscire di casa. Ed ancora Montebelluna per la vicenda del Mafioli, scuola alberghiera che avrà una nuova sede da 11 milioni di euro. Nel frattempo bisogna trovare un'altra struttura, con il comune assolutamente contrario al trasferimento degli studenti ad Asolo. Speriamo di lavorare per ripartire subito agli inizi di settembre con la scuola che rimane a Montebelluna per i prossimi 2 anni. Montebelluna non vuole che l'alberghiero lasci la città, nemmeno per il tempo della costruzione del nuovo Mafioli. L'ha espresso chiaramente l'assessore, che ha ricevuto l'incarico dal vice sindaco reggente. Nell'ultimo mese e mezzo ho avuto mandato del sindaco di verificare tutti gli spazi pubblici e privati della città. Scelta caduta sull'elementare di Guardabassa, che da settembre tornerà nella sede originaria di Caonada, un edificio che però non riuscirà a contenere tutti gli studenti. La proposta fatta alla scuola alberghiera è così composta: la scuola di Guardabassa con i container, delle aule allevi e ovviamente i laboratori a guarda. Questa è la proposta che fa il comune di Montebelluna, stiamo attendendo la risposta da parte dell'alberghiero. Già, perché se la provincia ha già detto sì, dalla presidenza dell'istituto si sono riservati di decidere quando saranno chiuse le preiscrizioni. Vera incognita sul passaggio o meno ad Asolo, dove l'edificio non obbligherebbe gli studenti a distribuirsi su 3 spazi e soprattutto sui container, vero scoglio del sì definitivo. Montebelluna comunque è determinata a non mollare, perché, conclude l'assessore, è meglio avere gli studenti in zona, visto che i laboratori di guarda non si possono spostare.
Continuano le iniziative del Comune di Treviso contro lo spreco dell'acqua, 2500 borracce di alluminio riciclato donate ai bambini delle scuole materne. Fanno festa all'acqua, bene prezioso da non sprecare. Nelle scuole materne di Treviso è iniziata la distribuzione di 2500 borracce a tutti i piccoli alunni, iniziativa di educazione ambientale nata dalla collaborazione tra Comune e ATS, Alto Trevigiano Servizi, e FISM, Federazione delle Scuole Materne. I bimbi della scuola materna Bricito recitano la poesia dedicata all'acqua, poesia stampata sulle gocce di cartoncino azzurro che portano appese al collo. Per te cos'è l'acqua? Importante. Perché? Perché... Cosa fai con l'acqua? Bevo, mi lavo le mani e faccio la doccia. Perché non bisogna sprecare l'acqua? Perché è una cosa che serve al corpo. Il Comune era già partito l'anno scorso con queste iniziative per sensibilizzare fin dalle scuole dell'infanzia, come in questo caso, l'uso dell'acqua del sindaco, che è tra le più buone d'Italia, e evitare lo spreco di plastica. Un'acqua che in questa iniziativa qua vogliamo convogliare all'interno di queste borracce, borracce che ci teniamo a sottolineare sono fatte in Italia d'alluminio riciclato. Un utilizzo consapevole dell'acqua, quel gesto banale che noi facciamo più volte al giorno, aprire un rubinetto, ha alle spalle, a monte, tutto un processo di lavorazione, di persone che stanno dietro a questo processo, che poi si conclude con la restituzione dell'acqua depurata all'ambiente. L'acqua per i bambini è un grande gioco, quindi loro... Vedere l'acqua scorrere è la cosa più bella, ecco. Quindi diciamo che non è che percepiscono il fatto dell'acqua che si perde, ecco. Viene cambiata se noi come scuola, come insegnanti, diamo questa sensibilità di far capire che l'acqua quando si spreca è sprecata e non si può più ritornare indietro. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellone Provincia. Vigilia dell'inaugurazione dei mondiali di sci a Cortina 2021, oggi una bella energia in centro dove si lavora per limitare e per limare gli ultimi dettagli prima della cerimonia d'apertura in programma domani alle 18. 40 alberghi hanno riaperto i battenti per ospitare 6.000 persone dell'entourage del Circo Bianco. In centro gli abituè, i turisti mordi e fuggi. A Cortina, il giorno della vigilia della cerimonia d'apertura dei mondiali di sci, nonostante il cielo grigio, le nubi basse, si respira una bella energia. In paese c'è quell'aria tipo Capodanno, prima, il pomeriggio prima della notte di Capodanno. Lo spirito insomma è quello dello sport che va, insomma, ci farà passare dei bellissimi momenti. L'atmosfera è molto diversa rispetto agli anni precedenti, però si spera di tornare a breve, diciamo, alla normalità. Da Oderzo. Purtroppo oggi dobbiamo tornare a casa, però... Non vi siete voluti perdere, come dire, l'atmosfera della vigilia? Esatto, sì, siamo venuti a fare una passeggiata, un giro per il centro. Come trova Cortina? Beh, devo dire che persone ce ne sono comunque parecchie. Ovviamente se non ci fosse stato il Covid sarebbero state molte di più. Il conto alla rovescia oramai è quasi arrivato alla fine qui a Cortina e l'adrenalina sta salendo, lo si vede dall'entusiasmo in Corso Italia. Alle mie spalle Corti, la mascotte dei mondiali 2021, un mondiale anomalo, il primo evento internazionale senza pubblico, ma dobbiamo dire che invece a Cortina c'è moltissima gente nello struscio più famoso, più conosciuto d'Italia. Ci siamo veramente preparati al meglio, poi abbiamo fatto squadra, devo dire che tutti hanno collaborato e lavorato per un obiettivo comune che è quello di portare a casa un grande evento. C'è l'amarezza per l'assenza di pubblico, lo ribadisce il primo cittadino, lo dicono gli ospiti, con una punta di amarezza. Le spiriamo l'aria dei mondiali, sì. Com'è questa Cortina? Cortina è abbastanza efficiente in tutto, mi sembra di vedere, per quello. Quello che latita è il contatto con i mondiali, appunto, che ci viene negato, ma il contatto ci sarebbe potuto stare in qualche maniera, invece proprio bloccano addirittura le strade di accesso, cioè
è proprio non si vede niente. Ci godiamo certamente i campionati, peccato che il pubblico non possa andare sulla discesa, per me è un grande dolore, perché sono stata una grande sciatrice, quindi la Tofana allargata me la volevo godere da vicino. L'atmosfera è di festa, il via alle gare lunedì con la combinata alpina e le prime medaglie, uno spettacolo inseguito, atteso e conquistato, poi sarà già tempo di pensare alle Olimpiadi. Questo fil rouge che collegherà questo evento a quello che poi ci aspetta nei prossimi anni, tanto lavoro ma direi anche tanto interesse non solamente su Cortina ma sull'intero bellunese. Dispiacere per una manifestazione che dovrà svolgersi a porte chiuse, fiducia nel ritorno di Immagine per la montagna bellunese, i mondiali di sci, nelle parole di due politici doc. Mondiali di sci, sicuramente una grande opportunità per Cortina e la montagna veneta, ma anche un'evidente amarezza perché dovranno svolgersi a porte chiuse. Da una parte sicuramente c'è una grandissima delusione perché è stato fatto un grandissimo lavoro in sinergia tra la Fondazione Cortina, le istituzioni, il mondo del volontariato per essere pronti a vivere una grandissima festa per Cortina, quindi questa noi non la potremo vivere e quindi un po' di amarezza sicuramente c'è. Io ci ho lavorato fin dall'inizio anche con gli stanziamenti, con le opere, alcune fatte, alcune da fare, comunque con grandi investimenti per il territorio bellunese nel suo complesso e per la splendida Cortina. La visibilità mediatica però ci sarà comunque e quindi il bicchiere è meglio guardarlo mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. È un palcoscenico unico, inimitabile e dovremmo cercare di sfruttarlo al meglio, ma le nostre Dolomiti parleranno da sole anche se i primi giorni il bel tempo non ci accompagnerà e questo sicuramente creerà qualche problema, ma soprattutto per chi dovrà preparare le piste, ma dal punto di vista organizzativo Cortina è la numero uno al mondo. Non siamo secondi a nessuno, dobbiamo essere orgogliosi di questa cosa, guardare ai mondiali, avere l'occhio lungo verso le Olimpiadi e sapere che comunque al di là di questi grandi eventi noi abbiamo una provincia straordinaria da gestire e da portare in giro per il mondo. Ed ora la cronaca, arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 43enne albanese. L'operazione è stata effettuata da squadra mobile volanti appena fuori dal centro urbano di Belluno dopo che era stato notato l'atteggiamento sospetto dell'uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura all'interno della quale veniva rinvenuto un sacchetto contenente 50 involucri per complessivi 60 grammi di cocaina. L'attività proseguiva con la perquisizione domiciliare della casa dell'arrestato. Nella cantina venivano ritrovati altri due sacchetti contenenti 1,50 e l'altro 47 bustine rispettivamente di 60 e 56 grammi. Infine nascosta all'interno di una coperta venivano rinvenute anche una confezione di cocaina in sasso da 434 grammi ed una bilancia di precisione. E questa era la nostra ultima notizia. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Benvenuti al meteo. L'anticiclone cede il passo ad una perturbazione atlantica, la quale determinerà condizioni di forte maltempo sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 7 febbraio ci mostra un tempo spiccatamente instabile. Il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori, sin dal mattino e localmente potranno risultare anche di moderata intensità. Con il passare delle ore piogge più intermittenti, ma il contesto sarà sempre quello di una accentuata variabilità. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Stesso scenario se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge un po' dappertutto e per tutto l'arco della giornata. Attenzione perché non si escludono fenomeni anche particolarmente intensi. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime invece sui 10-12 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui avremo precipitazioni un po' su tutti i settori, locali nevicate intorno ai 1200 metri sulle aree alpine di confine. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime invece sugli 11 gradi.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.